stato un momento del processo di riforma del sistema sanitario ligure, quello dell'affrontare i temi del mondo sociosanitario, delle strutture. La terza parte della riforma è stata quella che ha inciso sul sistema di autorizzazione e accreditamento. È stato un passaggio importante che sta rendendo moderno il nostro sistema, e per cui dobbiamo trovare un equilibrio tra chi aveva strutture, diciamo, risalenti nel tempo, io penso a quelle del nostro entroterra, o a strutture innovative nuove costruite ex novo. Quindi bisogna trovare il giusto equilibrio nella nostra regione perché tutte possano comunque continuare a ospitare le persone che hanno bisogno di avere particolari attenzioni. Da fine gennaio, 30 gennaio, diventano obbligatorie, una normativa regionale, la sorveglianza all'interno delle strutture di riposo. Sì, è stato un lavoro importante fatto in Commissione Sanità e col coinvolgimento anche degli enti gestori. Siamo una delle poche regioni in Italia che hanno previsto come obbligatorie le videocamere, non solo nelle parti comuni ma anche nelle parti residenziali, camere e bagni. È un qualcosa richiesto anche dagli operatori, abbiamo sentito anche i sindacati. Chiaramente la legge sulla privacy e tutte delle modalità rendono molto stringente il percorso, per cui non c'è accesso da remoto, nessuno può guardare se non in caso di sospette violenze, si deve avere comunque un provvedimento dell'autorità giudiziaria per poter visionare le immagini, quindi c'è il massimo rispetto della privacy degli ospiti. Però in questo la Liguria anticipa un po' la legge. Sì, infatti io sono particolarmente orgogliosa, insomma, di un sistema che su questo tema si è però presentato compatto, cioè non c'è stata contrarietà né dagli enti gestori né da parte delle sigle sindacali, e quindi devo dire che abbiamo dato una buona immagine nostra di coesione, mettendo al centro i pazienti e le famiglie.